Salve ragazzi, bentornati sul canale di zio Ivan per un altro episodio a Donkey Kong 94. Salviamo. Io come al solito non riclicco sul gioco. Salviamo e procediamo per la sezione conclusiva di questo secondo mondo. Dovrebbero essere 9 mondi in totale. Oh mio Dio. Ok, attenzione, c'è un uccello che ci spara le uova. Credo che siano, spero che siano uova. Ma vi ricordo ragazzi, qui si muore facilmente. Non facilmente come... Calma, calma. Possiamo salvarci? Ok. L'abbiamo scampata. Approfittiamole per prendere anche l'ombrello e per salire qui sopra. Con questo invertiamo... Ecco. Sì, dov'è la porta? Eccola qui, vai. Fatta. Ho preso anche tutti gli oggetti. Bene, bene, è andata. Vediamo se riesco a recuperare qualche vita persa nel precedente gameplay. Mi! 3 vite! Grande, mica male. Secondo livello. Ok, non mi sembra troppo difficile, anche se probabilmente c'è la frega. Che cos'è? Mortangoli, ari topi che ci fanno le cariche. Ma io c'ho il martello. Voilà. Aspettate. No, non l'ho preso, vabbè. Occhio che questi blocchi si sbriciolano. Io voglio la vita. Via. Ok, c'è la borsa e la chiave. Eccolo. La lancio sopra. Sì. Via. È ancora fattibile. Abbiamo provato un paio di rallentamenti finora, ma stiamo procedendo di buona lena. Slot macchine, slot machine. Tanto io ne prenderò sempre solo una qui. Che ve lo dica fa. Però stiamo a 56 vite. Ultimo livello prima dello scontro. Queste musichette sono orecchiabili. Ce la faccio ad arrivare lì sopra? Voglio anche il cappello. Stiamo salendo per la strada più difficile, però in compenso stiamo recuperando gli oggetti di Pauline. Questa è la più lenta. Ora, io potrei anche buttarmi dall'altra parte, ma è molto probabile che mi suicidi. No, non posso buttarmi dall'altra parte, quindi niente, con nonchalance scendiamo. Chiave, chiave. No. Niente, torno su e la recupero. Ci vediamo in cima. Ah no, aspettate. Per salire potrei anche andare qui. Grande! Per chi non volesse recuperare tutti gli oggetti di Pauline, questa è la strada più veloce. Spesso si dovrà andare per tentativi e magari rifare più volte la stessa sezione solo perché non siamo riusciti... Ecco, stava anche finendo il tempo. Spesso dovremmo rifare la stessa sezione perché magari per un punto, per un pezzettino alla fine non riusciamo a risolvere l'enigma. Mannaggia, riuscirò a prendere 2 vite, no? No. Sempre quel maledetto 1. 58 vite. Scontro con Donkey. Ok, lui ci lancerà i barili. Noi dobbiamo prendere solo quelli che atterrano. Ecco. Quelli che non butta fuori. E tiè. Ottimo, questo è atterrato. Oh! Oddio mio, ci è mancato un pelo. E tiè. Vai, ultimo. E là. Tanto si rialzerà sempre. Quanto stiamo? 5 minuti? Ok, facciamo in tempo a fare... Oh!
Abbiamo finito il mondo della foresta? Potremmo lanciarci anche in obliquo. E saliamo sulla nave. Anzi, sul galeone dovrebbe essere. Salviamo. Esatto, è nave, comunque è un galeone. Qui sarà tutto quanto in acqua. Cominciamo subito salendo sopra perché vedo l'ombrello e soprattutto una leva che aprirà questo ostacolo. Saliamo sopra questi tronchetti, prendiamo la borsa, non vedo il cappello. Come faccio? Ah, ok, allora qui la chiave si trova qui, no? E noi non possiamo raggiungerla, però questo tronco sì, quindi noi creiamo una stradina per il tronco in modo che lui possa andare dall'altra parte. Perfetto. Ora noi cerchiamo semplicemente di non morire. Il tronco resterà lì e potremo salire su di lui per prendere la chiave, appunto. Quindi scendiamo. Lì inoltre c'è una vita. Attenzione. Occhio. Continuiamo a nuotare qui perché se andiamo troppo in basso moriamo. Però eccolo il cappello. Non l'avevo visto. Quindi, recuperati tutti gli oggetti. Ora, attenzione. Prendiamo la chiave. Torniamo indietro. E voilà. Fatto. Quanto mi piaceva questo gioco. Ormai ci getto direttamente la spugna. Neanche guardo. Premo così e via. Tanto. Sempre là. Pure se io premessi dalla parte opposta, sempre lì andrei a finire. 64 vite, secondo livello. Oh, attenzione a questi granchi! E soprattutto a questi elmi, penso che siano questi cavalieri in armatura, perché ci spingeranno lontano. E questo granchio, allungando le chele, cercherà di chelarci. Vediamo, qui intanto abbiamo preso l'ombrello. Facciamolo passare e proseguo. Oh, 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 un attimo. Dai, bravo granchio, posso liberarmi di te? Sì! Senza problemi. Dove ti butto? Torna giù. Qui sopra? Se riuscissi a fare un doppio salto... No, non ci arrivo ugualmente. Vediamo un po'. Tutto a posto. Lì però c'è una vita ed io la voglio. Non serve caricare tutta quanta l'energia, eh? Possiamo anche caricarci di meno. Andremo meno lontano, ma risparmieremo tempo. Anche perché, ecco, qui soprattutto non dovremo caricarci completamente. Ecco, perché servirà meno energia, altrimenti andremo al livello superiore. Perfetto. Oh, aia, la chiave. Oh porca, ah ok ok, la chiave era qui. Qui sopra. Voilà. Fatto. Ah, zanzara. Porca miseria, adesso voglio proprio fare volontariamente qui. Ecco, adesso ho preso l'uno lì in alto. Oh, finalmente due vite. E che cacchio. Ultimo livello prima dello scontro con DK. Vi ricordo che questo qui è Cranky Kong, non è il Donkey Kong di Donkey Kong Country, che sono quelli astronauti. Ah no, sono sub, hanno lo scafandro. Ok, abbassiamoci e facciamoci spingere lontano. Aia, un momento ci resto secco, ma... Presi tutti gli oggetti, portaci su, grazie, elevatore. Non ricordo se questi... questi sub ci uccidono. Ma ci sono andato molto vicino dallo scoprirlo. Ah, qui ci sono svariate porte, quindi dovremo andare per tentativi.
Ragazzi, nessuna di queste. E quindi... Mi tocca tornare giù a prendere la chiave. Ci vediamo qui. Nel frattempo colgo l'occasione per liberare un po' la strada. Vado, prendo la chiave e torno sopra. Aspettate un attimo. Appena finisce il martello. Questo qui serve a creare... Ecco qua. Un blocco per prendere questa vita. Grande. Ok, torniamo su. Ok, adesso passiamo di qua. Lasciamo la chiave. Ecco la porta giusta. È pieno di chicche come questa, questo gioco. Solita slot machine, dai, rapido. Vai, due vite. Pronti per lo scontro, allora. Oh, porca miseria. Stava già per schiacciarmi. Aspetta, aspetta, calma. Saliamo qui. Lì c'è una leva che dobbiamo attivare. Donkey ha una leva a sua volta. Ok, dovremo aspettare che lui ci apra il passaggio. Qui c'è un'altra leva. Ok, abbiamo isolato i Twomp. Abbiamo aperto, ok, la porta che ci porterà da Pauline. Possiamo scendere, rifacciamo questa sezione senza morire. Oh, oh no, ci è mancato un pelo, ma meglio così. Vai, ecco fatto. Me li sto giocando tutti d'un fiato, sono estasiato. Sono veramente euforico. Qui che succede? Hehe. 70 vite, ragazzi. Mica è male, eh? Ok. Quanto sto? 13 minuti, chiudo qui questo gameplay, ovviamente 13 minuti farò qualche taglio sicuramente, chiudo qui questo gameplay, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video e commentate anziché no. Noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo gameplay. Ciao ragazzi!